sosteniamo rappresenta per questa città, per Como, non solo una possibilità ma anche un'occasione, l'occasione di dare forza, fiducia a una bella idea della politica, un'idea della politica che non si presenta solo durante le campagne elettorali. Chi vive in questa città lo sa appunto perché conosce l'impegno di Celeste in prima persona, ma anche dei tanti candidati, delle tante candidate che sono sempre per strada ad occuparsi di una città che vorremmo immaginare come la città di tutti e di tutte, come una città nella quale ridurre il peso delle diseguaglianze, ridurre il peso della marginalità, aumentare lo spazio delle opportunità, ricostruire i servizi, il welfare, rimettere al centro la qualità della vita delle persone. Questo è il progetto di questa lista, di questa candidatura, ma è per noi il progetto, il profilo che oggi dà nuovo senso a una sfida come quella di chi lavora per ricostruire in questo paese una sinistra forte, popolare, che abbia in testa un chiodo fisso, quello di occuparsi di quello che non va. E quello che non va in un paese come il nostro ha a che fare innanzitutto con una parola: diseguaglianza. In Italia oggi, non in un paese lontano, in Italia oggi la diseguaglianza raggiunge livelli impressionanti. Il 20% della popolazione di questo paese ha in mano la ricchezza del 60% della popolazione restante. Questo è un paese, il nostro, nel quale negli ultimi anni è aumentato in modo vertiginoso il numero delle persone che per esempio rinunciano alle cure, alla prevenzione, e lo fanno per motivi di censo, perché non sono più in grado di permetterseli. Questo è un paese nel quale, grazie ai tagli continui al sistema della ricerca, della formazione, dell'università, sono diminuiti di oltre il 20% gli immatricolati nelle università. L'Italia è uno dei paesi nei quali il numero dei laureati raggiunge un record negativo in Europa. C'è un paese che ha smesso di guardare al futuro, di investire sull'innovazione, di investire su una idea sana di competizione, e continua invece a immaginare che la competizione si possa costruire tutta riducendo i salari, riducendo i diritti di chi lavora, aumentando lo sfruttamento di chi lavora. Ecco, il tema del lavoro su cui Marco mi invitava a riflettere. In queste ore, proprio in questi minuti, alla Camera dei Deputati, nella Commissione Bilancio, è in discussione la cosiddetta manovrina, la manovra correttiva. E in quella discussione il Governo sta presentando in questi minuti un emendamento che reintroduce i voucher. Sembrava impossibile, sembrava perfino un po' incredibile che il governo con tanta arroganza provasse a giocare quello che sembra uno scherzo, se non vivessimo in un paese nel quale gli scherzi purtroppo hanno a che fare con la vita delle persone, con i diritti delle persone, di chi lavora, di chi un lavoro non ce l'ha, sono drammaticamente reali. I voucher tornano, hanno fatto finta di abolirli per eliminare un referendum che avrebbero perso un'altra volta, e li hanno reintrodotti una volta che quel referendum è stato cancellato in seguito al decreto che li aveva temporaneamente tolti di mezzo dalla scena pubblica. Tornano i voucher, che vuol dire? Torna in realtà, attraverso quello strumento, un'idea che è quella su cui è stato fondato il discorso sul lavoro nel nostro paese in questi anni, e cioè l'idea che il lavoro debba essere povero, sempre meno pagato, sempre meno tutelato dai diritti. Lo hanno fatto quando con Job Act hanno tolto l'articolo 18, che, badate, è questione che ha a che fare col lavoro, ma innanzitutto ha a che fare col rapporto tra lavoro e libertà, perché quei diritti, quelle tutele che sono state eliminate indicavano esattamente questa idea della cultura del lavoro, il fatto che quando sei al lavoro, in quello sforzo, in quella fatica, c'è anche però una dimensione di autonomia, di dignità e di libertà che ti permette di non essere succube del ricatto di chi ha su di te un potere più grande. Ecco, i voucher oggi sono il simbolo di un'idea, quella della precarietà, della flessibilità, della riduzione di ogni possibilità di organizzare tutele e diritti nel mondo del lavoro, ma anche lo strumento che è il simbolo di un'idea del lavoro che, appunto, come dicevo poco fa, è sempre più lavoro povero. Il paradosso di questo paese è che lavoro ce n'è poco, ma anche quando il lavoro c'è è un lavoro sempre più povero. L'Italia è un paese nel quale esistono call center, magari nella forma di un appalto esterno da qualche grande multinazionale, che pagano i lavoratori e le lavoratrici
2,5 euro lordi all'ora, e però in quell'ora di telefonate di quei lavoratori e di quelle lavoratrici, quelle multinazionali guadagnano tantissimi, tantissimi soldi e tantissime risorse. Questo il nostro è un paese nel quale le grandi multinazionali, per esempio quelle che hanno a che fare con l'economia digitale, guadagnano in Italia miliardi di euro ogni anno e pagano in Italia lo 0,005 di tasse, quando un lavoratore dipendente, un pensionato, un piccolo imprenditore è costretto a pagare fino all'ultimo euro, perché altrimenti glieli vanno a prendere con la forza, magari sequestrandogli l'attività o pignorandogli la casa. Questo è il paese nel quale appunto queste multinazionali, Apple è una di queste, tanti, io sono uno di questi, compro i prodotti della Apple, io ho un iPhone in tasca. Giovedì 1 giugno saremo a Torino davanti a un grande megastore della Apple per rivendicare di fronte a quel luogo il diritto dei cittadini e delle cittadine italiane a che Apple paghi in Italia le tasse sulla base dei guadagni che sviluppa ogni anno e ogni giorno in questo paese. Insomma, questo è un paese nel quale l'ingiustizia, la diseguaglianza come grande forma moderna dell'ingiustizia è sempre più presente ed è sempre più avvertita. È un paese nel quale le pensioni sono sempre più basse e nel quale in pensione si va sempre più tardi. È un paese nel quale la qualità della vita delle persone, la dignità delle persone è sempre all'ultimo posto nell'organizzazione delle priorità pubbliche. Ecco, noi per questa ragione siamo impegnati in questo paese, siamo impegnati qui a Como, in questa campagna elettorale, siamo impegnati in questa campagna per le amministrative, ma più in generale per questa ragione oggi Sinistra Italiana è in campo, per ridare a questo paese non tanto una sinistra, ma per ridare a questo paese la possibilità di immaginare che questa condizione non sia un destino ineludibile, ma sia una condizione che può essere cambiata, sconfitta e superata in meglio.